Buonasera a tutti da casa di Luca by Night con Luca e Alessandro. Ma no, Alessandro non c'è, giusto? Chi c'è? C'è Costantino, buonasera. Alessandro non c'è per tutta la settimana, quindi ragazzi, qualcuno mi deve aiutare. Costantino è mio nipote, è molto bravo e quindi l'ho chiamato per fare questi video dalla California Food Academy, Viale Peroni 162. E oggi e questa settimana dedicheremo questi video proprio alla zucca, che è il frutto per eccellenza, diciamo, insieme alla castagna di stagione. La nostra ricetta di oggi sarà spaghetti alla zucca con olive taggiasche ed è una ricetta molto semplice ma molto saporita. La difficoltà qual è stata per me? Quella di dare sapidità senza mettere il solito tartufo, senza mettere il solito guanciale, ma facendomi aiutare dai fenoli appunto contenuti dalle olive. Quindi gli diamo un po' di sapore di base e frulliamo del pane, guardate, ci mettiamo un'acciuga. Poi ci mettiamo una cosa molto importante per questa ricetta, e cioè la mentuccia. La mentuccia con la zucca è fantastica. Ovviamente un pizzico di sale, il pepe, sempre un buon pepe, in questo caso è il pepe rosso di Campot, e ci mettiamo pure un po' di aglio, un pizzico di aglio, non un pizzico, scusate, un puff di aglio, ecco qui. Guardate quanto, così. Quindi noi abbiamo questo frullatore che è molto potente, però un mini pinner, quello che volete voi. Frulliamo tutto aiutandoci con l'olio extravergine di oliva. È chiaro, Costantino, no? Certo. Ok. Ok, guardate, questo è il nostro pane grattugiato insieme alla mentuccia, mi raccomando, molto importante, aglio, olio, sale, pepe e acciuga, ok? Bene, adesso dobbiamo pensare al condimento, la cosa principale, quindi la zucca. La zucca l'abbiamo tagliata in dadini, eccola qui, questa è zucca mantovana, mi raccomando, la più saporita, eh? Poi abbiamo il nostro cipollotto, eccolo qui, poi andiamo di qua, mettiamo l'olio, mi segui Costantino? Sì, è facile, no? Ecco qua, accendiamo, olio. Per la cottura della zucca ogni tanto aiutiamoci con un po' di brodo, ok? Un brodo molto veloce, eh? Quindi alziamo la fiamma, ecco qui, facciamo scaldare, ci mettiamo le nostre cipolle, eccole qui. Allora, per quanto riguarda la cottura delle cipolle, io consiglio sempre di cuocerla prima separatamente, che si deve ammorbidire, eh? Quindi ricordatevi sempre di abbassare la temperatura, dell'olio, mettendo un po' di brodo, ok? Eccoci, guardate, questa praticamente si è ammorbidita, eccola qui. Allora, cosa dobbiamo mettere qui? Dobbiamo mettere la nostra zucca. Però ci mettiamo anche un po' di peperoncino, gli diamo un tocco di piccante, proprio un puffo. Ecco qui, zucca, alziamo il calore. Com'è il profumo, Costantino? Incredibile, stupendo. Ok, la facciamo rosolare. La cosa migliore sarebbe proprio quella di farla rosolare senza far bruciare niente, ragazzi. Aiutiamoci ovviamente con il nostro brodo. Allora, vi ricordate un'altra cosa? Noi dobbiamo anche tostare il pane, quindi lo vado a prendere
il pane che noi abbiamo fatto prima, ecco qui, alziamo anche qui la fiamma, che non c'è il calore, di testa è calda, ecco qui. Questa sarà deliziosa sugli spaghetti, perché questa sarà croccante e saporita. Allora, questo è il patto, bello tostato. E lo mettiamo qui, eh. Eccoci qua. Allora, intanto la nostra zucca sta andando. Vedete? Poco vivo, l'ho messa. Adesso la sfumiamo proprio con pochissimo vino bianco. Ecco, la zucca è pronta. Vedete? Si vede, Costantino? Sì, perfetto. Perfetto. Ok. Spegniamo. Lasciamo qui. Qui l'acqua bolle. Quindi a questo punto noi andiamo subito a mettere gli spaghetti, che hanno quanto di cottura, Costantino? Non mi ricordo. 11-12 minuti. Benissimo. Ok. Allora, tritiamo le nostre olive da giasche. Ok, guardate cosa faccio adesso. Prendo il mio tagliere, vado qui e faccio così. Questo perché? Questo perché io non voglio cuocere le olive, ok? Perché la cottura delle olive è comunque sempre problematica. Quindi ho spento la fiamma e aggiungo tranquillamente le olive alla mia zucca. Quindi, dopo aver tritato le olive, tritiamo i pistacchi. Ecco, ci siamo, eh? Mascoliamo al dente la pasta, eccola qui. Ecco qua. Allora, questa è la nostra padella con il nostro condimento. La mettiamo bella alta. Ecco qui. Questo. Okay. Ok. Ragazzi, impiattiamo. Hai ripreso, Costantino? Sì. Oh, ok. Allora, impiattiamo. Eccoci qui. Perfetto. Allora, facciamo così. E ci abbiamo un sacco di roba qui, eh? Un sacco di condimento. Tanto. Guardate che bella questa pasta. Allora, qui ci mettiamo la nostra zucca. Un po' di olive. Ecco qui. Poi, qui, che cosa? Il nostro pane saporito alla mentuccia, guardate che bello. Poi non è finita, ci mettiamo un altro po', ecco qui. Dopodiché una spolverata di pecorino, ancora poco, un giro di olio, ecco qua. Abbiamo i nostri pistacchi già tostati, fantastici. Abbiamo la nostra foglia di mentuccia da mettere qui e poi guardate, sorpresa, che cos'è questo? Questo è una decorazione, ragazzi, questa è una zucca che
vi dirò come si farà questa decorazione, perché non è che ci sono solo i fiori per decorare, alla nostra California Food Academy, giusto Costantino? Certo. Nelle nostre lezioni, che prima o poi riprenderanno. Allora guardate ragazzi, il colore dell'autunno, guardate che bello, eh? Com'è Costantino? Autunnale, molto autunnale direi. Ecco qua. Allora, un saluto a tutti da parte di Luca e Costantino. Questa volta per Costantino, però vi saluta Alessandro con la nostra pasta spaghetto con zucca, mentuccia, okay, e olive taggiasche. Un saluto dalla vostra California Food Academy. A presto. Fate questa pasta e sicuramente farete successo con i vostri ospiti. Ciao!